20 secondi di riflessione sono terminati, temo in modo del tutto infruttuoso, visto che vi siete subito messi a questionare. Ci sono domande? Vai. Buoni, se no non sento. Vedi subito la sindrome, oddio non starò mica dicendo una stupidità. Nel senso che pensando un po' anche c'era un paese agrario, c'era questa classe borghese che in qualche maniera. No, ho capito perfetto. Sì, certo. E allora ho visto un po' di similitudini con la storica, però mi rendo conto, c'era la guerra da noi, insomma, che aveva. Però qual era l'elemento che invece non poteva portare a questo? Ma è una domanda tutt'altro che sciocca, è una domanda tra l'altro che in Italia molti si sono posti fin da quei tempi, perché c'era chi sognava la presa del Palazzo d'Inverno. Quando Bordiga fonda il Partito Comunista d'Italia nel 21, lui sognava proprio quello, sognava la presa in Italia del Palazzo d'Inverno. Devo dire che è una domanda, diciamo, posta a un indirizzo forse non tanto giusto, nel senso che io mi trovo molto a mio agio quando parlo di Russia. Quando parlo di storia italiana, lei si rende conto, posso dire la mia così, ma se io penso che l'idea che mi sono fatto è che una esperienza del genere in Italia fosse più difficile da portare avanti. Ci provarono, tra l'altro, perché il biennio rosso in Italia c'è stato. Il biennio rosso c'è stato, era più difficile, è vero che le condizioni in Italia erano per un certo verso simili, c'era la guerra. C'era un forte concentramento operaio al nord e masse contadine in varie parti d'Italia. Il problema però secondo me questi elementi di, diciamo, perturbatori che hanno portato in Russia alla possibilità di realizzare quell'esperimento, in Italia erano forse meno pronunciati, nel senso che in Italia una situazione agraria, cioè di miseria, di desolazione schiavista, come la chiamo io, dei contadini esisteva solo al sud. Nelle altre parti d'Italia, nella mia Toscana, per esempio, i contadini erano mezzadri, tranquillamente, erano tutt'altro che... cioè, una rivoluzione loro l'avrebbero vista come il fumo negli occhi. E poi il sistema politico italiano era meno assurdamente arcaico rispetto a quello zarista. Noi avevamo già una democrazia liberale, certamente molto imperfetta, ma rispetto all'impero russo eravamo anni luce avanti, quindi non tutte le condizioni c'erano nella stessa misura, io penso, ecco. Bene, allora se non le fate voi le domande ve le faccio io. Vai. Esisteva o esiste ancora un'alternativa? Se esisteva un'alternativa? Anche su questo si accapigliano gli storici da allora. Naturalmente sono tutte questioni molto ideologizzate, nel senso che chi ritiene che Lenin abbia fatto bene dice che non c'erano alternative. Chi ritiene che abbia fatto male dice che queste alternative c'erano e che anzi sarebbero state facili da perseguire, ma a un certo punto sono arrivati i cattivi bolscevichi e hanno sciupato tutto. Io penso questo. Secondo me un'alternativa praticabile, per quello che ho potuto capire, sarebbe potuto, cioè c'era un'alternativa, c'era. Ossia un colpo di stato militare, che infatti venne tentato nell'agosto, la spiego meglio, era una situazione di disgregazione strisciante, neanche tanto strisciante, in cui le strutture dello Stato, i ceti dirigenti, l'economia, la società si stava frantumando. Gli interessi dei vari gruppi sociali stavano andando completamente in direzioni diverse, quindi un'alternativa nel senso di un accordo sociale, della costruzione di una democrazia reale,
di un tessuto democratico reale era probabilmente impraticabile. L'unica alternativa, e infatti le classi dirigenti ci provarono, era quella del colpo di Stato militare, ossia arriva un uomo forte, un militare, naturalmente pagato dai poteri forti, dalle banche, dalle industrie, da chi voleva legge e ordine, faceva un bel colpo di Stato, fucilava un 5-6 mila capi socialisti, bastonava un bel po' gli operai, rimetteva la legge marziale al fronte e si sarebbe potuti andare avanti con una sorta di congelamento dittatoriale, che fu un po' la cosa che successe per esempio in Polonia. In Polonia col maresciallo Piłsudski nacque una semidemocrazia però retta da un militare, da un uomo forte. Ci provarono in agosto col generale Kornilov, che tentò di prendere il potere e di instaurare la legge e l'ordine con la legge marziale, ma il tentativo fallì perché? Perché ormai l'esercito era troppo sgretolato, non era più il generale Kornilov, non riuscì a servirsi di un esercito in dissoluzione per attuare questo colpo di Stato. Dopodiché alla presa del potere bolscevica rimasero poche alternative, se ne rendevano conto anche i nemici dei bolscevichi, che addirittura dicevano: va bene, speriamo che ci provino il prima possibile a prendere il potere, così poi dopo almeno escono allo scoperto, ci combattiamo e vediamo cosa succede, tanto ormai è inevitabile. Dico anche un'altra cosa su quello che hai chiesto. Gli avversari di Lenin, democratici, magari i socialisti moderati, i democratici, dicevano delle cose spesso di grande saggezza, dicevano: ma voi volete fare una rivoluzione comunista in un paese così arretrato? Noi stiamo arrivando ora alla democrazia e voi già volete il comunismo, ma siete pazzi? Cioè, prima, come diceva anche Marx, prima si fanno le rivoluzioni borghesi, poi si fanno quelle socialiste. Voi non siete marxisti, siete degli anarchici che vogliono il caos. Lenin però rispondeva una cosa, diceva: guardate che non è che tutto segue una logica passo dopo passo, nel senso, no, prima facciamo fare ai borghesi la loro rivoluzione, poi costruiamo una democrazia, poi noi la trasformiamo in qualcosa di socialista. Se la borghesia prende il potere, costruisce in Russia un suo blocco di potere politico, ci fanno a noi un mazzo così, perché noi diventeremo il primo nemico. Cioè, la prima cosa che faranno dopo aver sconsolidato il loro potere borghese sarà riprendere il monopolio della forza e farci fare la fine dei comunardi della Comune di Parigi. Ci fucileranno tutti. Non è prima voi, poi noi, cioè o loro o noi. In quel contesto lui non aveva torto. Dopodiché le cose sono andate molto diversamente da quello che diceva Lenin, ma in quel contesto è difficile trovare un'alternativa che non fosse una dittatura militare. Peter, questa comunque è l'idea che mi sono fatto io, naturalmente. Strano che in un... come? Vai. Ma certo, naturalmente, lui era quello. Lenin non pensava alla rivoluzione russa come a un qualcosa di nazionale. Non pensava, riteneva impossibile fondare uno Stato socialista in Russia. Lenin riteneva che la Russia fosse l'anello più debole di una catena di paesi imperialisti, come li chiamava lui. Una volta spezzata quella, sarebbe nata una sorta di reazione a catena. Cioè, l'idea era: i contadini russi soffrono ma non sono consapevoli politicamente, il proletariato sarà quel detonatore che farà scoppiare la rivoluzione anche nelle campagne e la Russia diventa, e in Russia scoppierà la rivoluzione generale. A questo punto vedi una sorta di cerchi concentrici che si allargano come un terremoto. A quel punto crollerà l'anello debole della catena dei paesi imperialisti, di quella che noi chiameremo la globalizzazione,
e in tutti gli altri paesi si metterà in moto la stessa cosa. Infatti, la prima cosa che fa Lenin nel decreto numero il decreto numero uno, quello sulla pace, propone la pace ai popoli d'Europa belligeranti, non ai loro governi. Perché? Perché sperava che subito la stessa cosa sarebbe successa in Germania, in Francia, in Inghilterra. Quindi quando Lenin, tra l'altro nello stesso documento, è il primo documento al mondo in cui si denuncia ufficialmente il colonialismo, viene, per esempio, vengono chiamati alla ribellione anche i popoli coloniali. Infatti buona parte del movimento anticolonialista inizia proprio dalla rivoluzione d'ottobre. Quando poi nel resto d'Europa la rivoluzione non avviene, i bolscevichi sono terrorizzati da questa cosa. Quindi adesso noi qui che facciamo? Cioè, abbiamo in mano un paese arretrato, completamente devastato dalla guerra civile. Adesso che si fa? Ma questa è una storia diversa, chiaramente. Quando Lenin dice creare uno Stato socialista dopo una rivoluzione è come passare dalla matematica all'algebra, cioè qualcosa di infinitamente più complesso. È una cosa però diversa questa. Loro, certo, loro pensavano alla rivoluzione russa come il primo anello di una catena. Quando questo, e questa è la prima cosa che, quando io parlo del complesso di Cristoforo Colombo, no? Loro volevano una cosa e ne hanno ottenuta completamente un'altra, ossia relegarsi dal resto del mondo, diventare una sorta di mostro senza nessun tipo di analogo nel resto del mondo. Vedo qui tante ragazze, mi interesserebbe sapere qualcosa sul ruolo della donna nella rivoluzione, perché una cosa che ho notato, tra l'altro, è che la rivoluzione russa è sempre stata raccontata molto al maschile da storici maschi, e in realtà poi sono maschio anch'io, immagino si vede abbastanza, però da un punto di vista molto maschile, anche perché i protagonisti, diciamo, al vertice effettivamente erano quasi tutti uomini, non tutti, ma poi erano tempi, potete capirlo anche voi, in cui queste cose si narravano molto al maschile. In realtà è una rivoluzione piena di figure femminili. Intanto comincia l'8 marzo con questa ribellione delle operaie che chiedono pane per i figli che a casa piangono, non hanno niente da mangiare, e il ritorno a casa dei mariti. Secondo momento, pensate che quando cominciano le prime manifestazioni per la pace, c'è già stata la rivoluzione di febbraio, lo zar non c'è più, siamo in aprile, ma il governo provvisorio, come vi ho detto, continua la guerra come se niente fosse, no? Fino alla vittoria vogliamo Costantinopoli, chi se ne frega. Le operaie scendono nuovamente in piazza, escono, tra l'altro è molto interessante anche quando voi andrete a quella che oggi si chiama Pietroburgo, allora si chiamava Pietrogrado, vedrete anche una città fatta in modo molto strano, costruita su diverse isole collegate da ponti. C'erano isole che erano come delle sorte di cittadelle operaie, dove c'erano le grandi fabbriche, lì erano tutti operai, e poi c'era la parte centrale con la prospettiva Nevsky, i bei negozi, la gente vestita bene, erano tutti tenuti molto distinti gli uni dagli altri, no? Le operaie in aprile sciamano nel centro, vanno tutte sulla prospettiva Nevsky per manifestare contro la guerra, e sull'altro marciapiede sfilavano invece le donne della buona borghesia a favore della continuazione della guerra. Dice un testimone, i fazzoletti dicevano no alla guerra, i cappellini dicevano continuiamo la guerra fino alla vittoria. Da una parte c'era un'enorme fiumana di fazzoletti, il fazzoletto dell'operaia, della proletaria, dall'altra una fiumana di cappellini, delle signore bene, no? Con la veletta e l'ombrellino, un po' tipo Mary Poppins, che chiedevano la continuazione della guerra. Tra l'altro, come spesso succede fra donne, finì ammazzate pesanti. A un certo punto cominciarono le borghesi, cominciarono a offendere le operaie, a
insomma, proprio offenderle pesantemente, a dare loro delle prostitute, delle zozzone ignoranti, queste si arrabbiarono, cominciarono a darsene di santa ragione, graffiandosi, e a quel punto intervennero però i reparti dei cosacchi e le operaie le presero, questo, e dovettero tornare nelle loro fabbriche. Questo fu uno degli elementi che portò alla creazione della Guardia Rossa, perché gli operai maschi dissero: noi non permetteremo più che le nostre compagne vengano trattate in questo modo, d'ora in poi verranno sempre accompagnate da drappelli di operai armati di baionetta per difenderle. Poi nacquero anche dei reparti della Guardia Rossa femminile, che erano bellissime da vedere, tra l'altro, perché erano queste donnone. L'operaia russa genere non aveva un fisico da top model, erano molto ben piazzate, no? Proprio belle donnone abituate al lavoro fisico, poi erano tutte ex contadine, quindi questo fisico da contadinazza, no? Proprio ben piazzato, con questi enormi gonnelloni e dei fazzolettoni rossi che scendevano fino alla vita. Dicevano, e con la baionetta, no? Venivano a volte prese in giro dicendo che somigliavano alle contadine di Malyavin. Malyavin era un pittore impressionista dell'epoca che dipingeva delle contadine rubizze, molto formose, con degli enormi scialloni rossi. Se provate a digitare Malyavin su Google troverete questi quadri, e la Guardia Rossa femminile ricordava molto questi quadri. Poi la guerra civile ha dato degli esempi straordinari, sia da una parte che dall'altra, di donne che si sono buttate nella lotta, anche le persone più strane, cioè che nessuno se lo sarebbe aspettato, perché in una rivoluzione tu scopri chi sei davvero. Magari fino a quel momento eri sempre stato uno timido, tranquillo, a un certo punto senti che ti vuoi buttare nella lotta per difendere gli ideali in cui credi, che possono essere gli uni o gli altri, per esempio c'è la storia di Larisa Reisner. Larisa Reisner, anche questa andatela a cercare, poi su chi di voi sa il russo lo può digitare in cirillico, su Yandex trova più materiale naturalmente in russo, ma trovate qualcosa anche in italiano. Larisa Reisner, che era una ragazza di buona famiglia, molto, molto colta, raffinata, frequentava poeti, un po' viziata, no? E nel 17 lei viene flashata proprio dal bolscevismo, diventa la segretaria personale e probabilmente l'amante di Trotsky, che era il commissario del popolo alla guerra, una figura mitica per quel tempo. Si sceglie lei come compagno il capo dei marinai della flotta baltica, marinai bolscevichi naturalmente, tutti belli piazzati con la giubbotto di cuoio e la maglia a righe. Questo capo dei marinai bolscevichi si faceva chiamare Raskolnikov, come il protagonista di Delitto e Castigo, era un bel tizio di marinaio, e insieme la Reisner e Raskolnikov si fanno tutta la guerra civile combattuta sui fiumi, perché la guerra di nave, naturalmente la guerra civile in Russia in nave non si fa sul mare, la Russia non ha mari interni, si fa sui fiumi, infatti c'è una guerra civile più fluviale. La Reisner se l'è fatta tutta, diventa una combattente, avete presente Kill Bill? Ecco, diventa una specie di Black Mamba bolscevica, eccelle nel combattimento, eccelle nello spionaggio. Dopo la guerra civile diventa una spia, viene mandata all'estero sui fronti più caldi e muore, ahimè, nel fiore degli anni, molto giovane, di tifo, lasciando questo prototipo di eroina rivoluzionaria. Tra l'altro il buon Pasternak chiamerà l'eroina del suo romanzo Dottor Zhivago Lara, proprio in onore di Larisa Reisner, che da giovane lo aveva molto impressionato anche per la sua straordinaria bellezza, veniva paragonata alla Madonna Sistina, tanto era bella Larisa Reisner. C'erano poi figure più modeste, però secondo me altrettanto affascinanti, per esempio in un racconto che tra l'altro sta per uscire anche in lingua italiana, che si intitola Marussia Riabinina, si racconta di questa giovanissima operaia della vostra età che si vestiva sempre nello stesso modo, molto dimessa, che a un certo punto
viene flashata anche lei, entra nella Guardia Rossa e attraversando un fiume si butta per prima, tanto era l'entusiasmo, ad attraversare questo fiume, una pallottola dei bianchi la prende in fronte e muore lasciando questa immagine di dedizione giovanile rivoluzionaria. Ma voglio qui ricordare anche un'eroina dei bianchi, la altrettanto giovane principessa Tamara Cherkaskaya, bellissima, giovane, aristocratica, che attraverso tutta una serie di avventure scappa dalla Pietrogrado rivoluzionaria, va al sud dove si sta coagulando l'armata bianca, veste l'uniforme degli ussari di Pietroburgo, bellissima, tutta blu con gli alamari d'oro, cavalca splendida alla testa del suo drappello di cosacchi. A un certo punto anche lei eccelle nel combattimento, nella lotta, compie prodigi di eroismo. A un certo punto vengono imbottigliati dai rossi. Tamara Cherkaskaya si rende conto che la fine è vicina, allora siccome è profondamente religiosa e vuole presentarsi a Dio da moglie del suo amato, scende da cavallo, si fa prestare un abito bianco, si toglie la divisa, si mette l'abito bianco, insieme a lei c'era il tenente cosacco che lei amava, si fanno sposare dal prete in 5 minuti sotto le pallottole bolscevichiche, poi si toglie il vestito bianco, si rimette la divisa, sale a cavallo e va contro la morte. Bellissima, una figura bellissima di donna, come potete vedere. Insomma, è stata una rivoluzione profondamente femminile quella russa, solo che finora questo aspetto è stato forse poco valorizzato. Bene, io ho chiacchierato più che abbondantemente. Non ci sono più domande? No? Bene, allora ci salutiamo qui. Sono stato molto felice di conoscervi. Spero che ci rivedremo in autunno per un'altra bella iniziativa.